La innovazione è solo l'innovazione che noi intentiamo di elevare al mercato, perché è chiaro che Magneti Marelli è un'impresa che sempre sta connettata alla nuova esigenza dello costruttore. E per questo la nostra cosa più importante sta connettata alla illuminazione, qui con la nostra divisione che si chiama Automotive Lighting. Sapete che è una cosa più importante per il nostro mercato, non solo per il primo equipo, ma anche per l'aftermarket. Luego abbiamo tutta la parte dell'elettronica, questa è, diciamo, decirse un po' con la origine di Magneti Marelli, che è un'impresa elettrica che però è lo sanno sviluppato tutto su una serie di prodotti di meccanica, shock service e tutta questa cosa. Questa è nostra formula di ser e lo dico in fronte a una Ferrari, perché l'interesse di Magneti Marelli per motorsport è molto importante. E in Portogallo stiamo sviluppando la rete. Tengo che dire molto bene, sapete che nostro collaboratore è Standasla, che è un'impresa che lavora con noi da un montone di anni e lo fa molto bene. Con loro sviluppiamo la rete perché crediamo che la relazione diretta con il tagliere è la cosa più importante che tiene tenere un'impresa come la nostra. Si vale, i nostri distributori sono importanti, però è lo stagliere che tiene il corazon del mercato e noi sempre diciamo che è il nostro cliente finale, è la persona che tiene che llevare tutti i prodotti dei Magneti Marelli, e più che i prodotti, la competenza e la professionalità, che prodotti importanti e diciamo complicati come l'elettronica del mercato necessita oggi. Vale, intentiamo dirlo sempre nella stessa forma, che non è dire non sviluppare cose nuove, però pensiamo che il contatto diretto con il tagliere sia la cosa più importante. E questo lo facciamo attraverso la formazione, che è una formazione interna, attraverso un call center tecnico, che è il consiglio tecnico che facciamo junto al nostro distributore, però con il sviluppo dei prodotti Magneti Marelli e delle novità Magneti Marelli. È il contatto diretto importante, perché questo signore chiede tenere alguien che sia a suo lato quando lo necessitano. E questo lo vediamo non solo in Portogallo, sino anche in Spagna, in Italia. Il contatto diretto è la cosa più importante, perché il tailor di oggi anche si è molto professionale e ha sviluppato su competenze, tiene la necessità di intendere i nuovi prodotti, perché i nuovi prodotti sono molto complicati a volte. Le mie aspettative sempre sono di subire, perché abbiamo che subire, però credo che possiamo stare abbastanza soddisfatti. Io credo che questo momento è un momento nel quale la penisola iberica e il Portogallo stanno salendo da una crisi che ha sido di tutto, no? Per questo abbiamo molta illusione di seguir trabacando. Abbiamo resistito in questi anni che hanno sido duros e ora che vemos la luce non decamo di subire, perché pensiamo che questo è la verità del momento nel quale tutto il lavoro che abbiamo fatto con fatica nell'anno passato può tenere un esito. Per questo speriamo di fare cose molto buone.